giusto per ricollegarsi a questo aspetto delle probabilità e utilizzo, diciamo, di ChatGPT o comunque dell'intelligenza artificiale in maniera più ampia, alla ricerca, e chiedo a Ugo Perricone, che è un chimico, un laureato del CTF, l'Università di Palermo, e che appunto lavora nell'ambito del drug design, quindi proprio degli elementi che riguardano quello che noi assumiamo in termini di farmaci, quindi la creazione, la progettazione di farmaci, e come ChatGPT, ci parlerà un pochettino, come l'intelligenza artificiale, in realtà non ChatGPT, ma quella ancora più generale, ci consente di approcciarci e ci dà dei contributi su questo. Quindi grazie, diciamo, per questo contributo. Grazie mille, ringrazio tanto gli amici di Free Circle per avermi invitato, ringrazio il professore Gallo per questa bellissima introduzione. Non mi nascondo, sono molto emozionato, perché da chimico, ovviamente, quindi estraneo un po' al mondo informatico, mi limito ad applicare l'informatica per la progettazione di terapie. Molto brevemente, appunto, sono laureato in CTF, ho avuto modo di formarmi all'estero anche, poi sono rientrato e lavoro presso la Fondazione RIMED, dove abbiamo creato proprio un gruppo di Molecular Informatics che si occupa proprio di varie applicazioni informatiche nella progettazione di terapie, nello studio di patologie derivanti ad esempio da mutazioni genetiche che poi portano ad esempio misfolding a livello delle proteine, cioè una conformazione di una proteina che non è ottimale. Oggi ci muoviamo in un contesto in cui, rispetto a quando mi sono laureato, ad esempio, è cambiato tutto, perché prima una problematica era molto limitata rispetto ad oggi. Oggi un problema chimico richiede tutte quelle conoscenze che vediamo lì, quindi non solo la chimica organica, ma informatica, matematica, fisica, ormai è un problema che viene affrontato da tutti i punti di vista, per cui sono richieste delle conoscenze a 360 gradi. Un esempio proprio di applicazione di tutte queste conoscenze dei big data è proprio la progettazione di farmaci. Progettazione di farmaci che parte nel 1919 con le scoperte legate alla serendipity, che potremmo tradurre come botta di fortuna, per essere raffinato e non usare altri termini, e l'utilizzo di erbe medicinali. Però non si sapeva nulla, fino ad arrivare agli anni 2000, in cui ormai, come vedete, l'intelligenza artificiale viene utilizzata quotidianamente proprio nella parte di progettazione di studio medico, proprio di patologia. Il processo di scoperta di farmaci è un processo molto lungo, perché parliamo di circa 15 anni e di investimenti di milioni e milioni di euro. È un coinvolgimento di personale, ad esempio noi comunità di Drug Discovery in Fondazione RIMED siamo tutte queste persone, collaboriamo anche con l'ospedale ISMET, che è socio fondatore proprio della Fondazione RIMED, per progettare, produrre in house proprio le molecole che poi devono essere testate fino alla parte, diciamo, preclinica, per poi procedere proprio con i trial clinici. Quindi è un processo lungo, costoso e che investe tantissime persone. Era il 5 ottobre del 1981 quando una rivista, Fortune, titola Next Industrial Revolution, Designing Drugs by Computer at Merck. Questo significa che nell'81 si prevedeva già che sarebbe stata una rivoluzione industriale proprio quella di utilizzare i computer per disegnare al computer dei farmaci. Dal 1981 ad oggi è passato non tantissimo tempo, se ci pensate, ma è stata realmente una rivoluzione, e vi mostrerò poi alla fine dei casi di successo proprio recenti che hanno sconvolto il paradigma che vi ho mostrato prima. La computazionale, la molecular informatics, chiamiamola come vogliamo, è entrata proprio in tutti gli step della scoperta di un farmaco, quindi dalla parte di ricerca e sviluppo fino ai trial clinici per il monitoraggio dei pazienti. Cosa usiamo, cioè meglio, perché usiamo la parte computazionale nelle prime fasi della scoperta di un farmaco? Principalmente l'obiettivo è quello di individuare all'interno di una patologia il target terapeutico, che è una proteina tipicamente espressa dalle cellule, prodotta proprio dalle nostre cellule, e progettare una molecola che funziona un po' come il modello chiave-serratura, cioè la proteina è una serratura, noi dobbiamo progettare una chiave che sia perfettamente in grado di inserirsi nella serratura, bloccare quella serratura e quindi quei processi patologici, ma che al tempo stesso non vada a fare danno altrui, quindi non deve essere un passepartout, ma deve essere una chiave disegnata perfettamente.
In queste prime fasi, quindi, noi riusciamo a filtrare grandi librerie di molecole e trovare quelle che meglio colpiscono il bersaglio terapeutico. Dico grandi librerie perché oggi abbiamo esempi come Campbell, sono database pubblici dove abbiamo milioni di composti annotati con l'attività biologica. Approfondire il modo in cui questo farmaco interagisce proprio con la proteina, entriamo, lo vedremo fra poco, dentro la proteina umana con una risoluzione a raggi X che ci permette poi di guardare in 3D la proteina atomo per atomo. Ottimizziamo le molecole attive trovate quindi in laboratorio nei primi saggi per arrivare ad avere un'efficacia massima. Guidiamo la progettazione proprio razionalmente, quindi miglioriamo queste molecole razionalmente con cognizione di causa e possiamo supportare la terapia personalizzata, dove per terapia personalizzata immaginate ad esempio un paziente che non risponde a un farmaco perché ha una proteina mutata in un punto e poverino l'ha soltanto lui in Sicilia. Quindi poi questa cosa ovviamente per le case farmaceutiche o per qualsiasi altro ente di ricerca diventa quasi impossibile, però oggi con le tecnologie riusciamo proprio a entrare dentro la proteina, a fare degli studi e vedremo più un'applicazione che abbiamo fatto con il mio gruppo, per cui riusciamo già a prevedere come eventualmente tamponare quella terapia con determinate molecole e come andarle a ottimizzare in modo rapido e abbattendo di tanto i costi. Si parte proprio dalle strutture tridimensionali delle proteine e queste sono strutture sperimentali depositate in database pubblici come Protein Data Bank, uno di questi, e sono risolte alla risonanza magnetica con raggi X o sono create, vedremo il caso di AlphaFold, proprio al computer attraverso l'omologia, ovvero attraverso proprio il mimicking di molecole già esistenti. Librerie di molecole organiche, di piccole molecole, quindi di farmaci noti, e bisogna trovare il matching tra queste due, quindi con il computer riusciamo a ottimizzare le strutture proteiche, a prevedere la conformazione tridimensionale che il farmaco a un determinato valore di pH nell'organismo umano andrà ad assumere. E come vedete in questa parte in basso, questa non è un'immagine di proteina finta, è realmente un raggio X di una proteina di cellula umana. Noi entriamo dentro la cavità della proteina e riusciamo oggi a progettare una molecola all'interno proprio di quella proteina stessa. E questo tipo di lavoro, quindi di ricerca conformazionale, ha dietro tanta intelligenza artificiale che mi predice come la molecola in 3D si andrà a sistemare in quella proteina sulla base di quello che ha imparato da molecole simili, sulla base da quello che ha imparato, di quello che ha imparato sulle cavità proteiche che si è studiato, cioè c'è una polarità di un tipo, di un'altra, allora la molecola reagirà così o reagirà così. Vi dicevo proprio, andiamo a livello atomico a guardare il singolo atomo del farmaco come lega e chi lega nella proteina. Quindi se un paziente ha una mutazione, per esempio, su ASP135, io oggi sono in grado di vedere che c'è questo tipo di problema e prevedere le modifiche da effettuare sul mio farmaco affinché quel paziente possa rispondere. In realtà, siccome poi dovrei sperimentarlo, oggi si utilizza tantissimo, lo vedremo fra poco, il drug repurposing, cioè parto da farmaci già presenti nel mercato, già presenti in clinica, e faccio dei test per capire quali di questi possono legarsi laddove c'è una mutazione a livello della proteina. La grandiosità della chemoinformatica e dell'utilizzo di questi strumenti sta nel fatto che a un certo punto le molecole non sono state più progettate come l'esagono del benzene, ad esempio, perché questo era molto era molto pesante per i computer, perché leggere 6 milioni di strutture, quella è molto semplice, immaginate le strutture sono molto più complesse, era difficilissimo, per cui si è passati a una codifica che si chiama SMILES, che è una stringa semplicissima. Si è passata poi a codificare le molecole in altro modo, con descrittori molecolari, fino ad arrivare ai fingerprint, che non sono altro che stringhe binarie 1-0, dove ogni singolo bit rappresenta una sottostruttura chimica. Quindi oggi una molecola, per quanto possa essere complessa, viene letta come una stringa, quindi il computer va velocissimo su queste cose. Pertanto noi oggi applichiamo strumenti di intelligenza artificiale, sia machine learning classico che deep learning, perché siamo in grado di addestrare i sistemi con milioni di molecole note e annotate nei database pubblici, e fare in modo che questi sistemi riescano a capire qual è l'elemento funzionale della molecola per targettare una determinata proteina, un determinato target terapeutico. Okay.
Questo è un esempio proprio di applicazioni che abbiamo fatto col mio gruppo. Lavoriamo in ambito oncologico e ci occupiamo di target, quali target chinasici, che sono tantissime proteine responsabili di regolare il ciclo cellulare. Quando insorge un tumore, insorge perché queste proteine non funzionano bene, non regolano più bene il ciclo cellulare, per cui la cellula impazzisce. Quindi noi dobbiamo andare, come vi dicevo prima, a inserire questa chiave, bloccare la serratura e bloccare il meccanismo. C'è un problema però. Queste chinasi hanno una similarità enorme tra loro da un punto di vista di struttura e di sequenza. Quindi rischio di progettare una molecola che sì, inibisce il tumore, ma uccide tutte le cellule. Infatti i primi test che si fanno sempre di vitalità cellulare sono di confronto tra la cellula sana e la cellula tumorale, perché devo essere selettivo. Come faccio a essere selettivo se però ho centinaia di chinasi che sono tutte molto, ma molto simili? Lo faccio addestrando in maniera multiparametrica e utilizzando dei sistemi che leggono le molecole, leggono le strutture delle proteine e devono essere in grado di incrociare in maniera multiparametrica sia le molecole di farmaco che le strutture delle proteine, fino a ottenere comunque dei risultati in cui riusciamo a predire bene su singola proteina la possibilità che una molecola si leghi. Questa è un'applicazione che stiamo ancora utilizzando, perché stiamo sintetizzando in laboratorio delle molecole che hanno già avuto dei risultati positivi e le stiamo ottimizzando. Come vi dicevo poc'anzi, però, c'è un'altra applicazione relativa al drug repurposing. Ci siamo detti, ok, se è vero che tu puoi sintetizzare una molecola, poi la devi sperimentare, devi fare tutta la trafila, eccetera, se un farmaco è già disponibile, quindi ha già tutta la sperimentazione in regola e si trova in clinica, noi però potremmo provare a vedere se ci sono degli elementi strutturali che mi dicono: guarda che nel tumore al seno triplo negativo, che è realmente incurabile perché non ci sono terapie che vadano a colpire queste mutazioni, guarda che da un punto di vista strutturale invece sappi che ti ho trovato un farmaco utilizzato normalmente per il mal di testa, per esempio, che ha delle strutture chimiche tali per cui ti inibisce proprio quelle mutazioni, perché riesce a mettersi in una conformazione tale per cui riesce a legare quella proteina. Abbiamo fatto dei modelli, abbiamo validato, e con farmaci in clinica, quindi già presenti in clinica, siamo riusciti a ottenere dei risultati formidabili per tutta una serie di composti che vedete lì, che hanno risposto benissimo su target su cui possono essere riutilizzati. Questo lavoro ancora sta andando molto avanti perché, ripeto, è sicuramente un dato di grande importanza. Noi collaboriamo sia con ospedali qui a livello locale che fuori, e su questo stiamo proprio lavorando, su mutazioni di alcuni geni per tumore al polmone. Questa, diciamo, è una storia che ci ha insegnato tanto, e vedremo fra poco anche un'altra applicazione. Ci siamo trovati a un certo punto in pandemia dove, sapete tutti, non c'erano terapie disponibili. Quindi da lì la corsa. È uno dei target principali dei virus sono le proteasi. Anche qui un problema. Le proteasi hanno come famiglia una similarità enorme. Quindi io blocco la proteasi virale, blocco la proteasi umana e ho fatto un casino. Per cui i metodi, questo diciamo ve la risparmio, i metodi classici che abbiamo visto prima, sì, è vero che mi predicono in 3D che cosa succede, eccetera, eccetera, ma siccome durante il Covid venivano prodotti, per fortuna, e condivisi, che è una cosa fondamentale, tantissimi dati in tempo reale, noi abbiamo raccolto tutti i dati raccolti in un database pubblico di molecole che intanto i laboratori testavano, e abbiamo creato un modello di machine learning per bloccare, in un certo senso, per blindare, scusate, la predizione dei metodi classici. Siamo arrivati a 4 molecole che riuscivano a inibire la replicazione del virus. Questo è un progetto che è in collaborazione con l'Università di Milano e l'Ospedale San Raffaele, e abbiamo saputo di recente che queste molecole non bloccano solo la replicazione di SARS-CoV, ma sono ipotizzabili come pan-virali, cioè su tanti virus.
visto l'avanzare e le notizie, diciamo, non preoccupanti, che vengono da un congresso proprio terminato ieri sulle prossime pandemie, ed è molto preoccupante, è chiaro che progettare un farmaco in grado di inibire diversi tipi di beta coronavirus, alfa coronavirus, MERS e Zika virus, ad esempio, come nel caso di alcune molecole nostre, assume un'importanza molto grande, perché comunque l'indirizzo adesso è proprio quello di muoversi verso dei pan-antivirali, cioè degli antivirali che riescano a bloccare proprio e schermare qualsiasi tipo di virus, ma qualsiasi impossibile, quantomeno diciamo un grosso numero. I modelli computazionali hanno un'importanza enorme anche nella riduzione dell'utilizzo di modelli animali. Perché? Perché la sperimentazione passa necessariamente dal modello animale. Però vi faccio una domanda, ma è anche una domanda un po' stupida: secondo voi un farmaco che risulta tossico o non tossico per un topo lo è per l'uomo? O il fegato del topo e il fegato dell'uomo non sono la stessa cosa? Assolutamente. Per esperienza in laboratorio abbiamo visto molecole che col topo erano fantastiche, però poi c'era un problema di espressione di quella proteina nel fegato umano che era molto più alta, per cui non ci fai nulla con quel dato. Oggi ci sono dei software, questa pubblicazione di Nature è assolutamente importante perché mette in luce il fatto che oggi i modelli computazionali battono il modello animale. Ma perché? Perché oggi fai dei modelli con intelligenza artificiale che ti fanno un'analisi multiparametrica, organo specifica, fegato, cuore, reni, cervello, eccetera, ma con dati clinici umani, quindi riesci ad avere una predizione con dati umani e non animali. Ovviamente tutto questo però va utilizzato da addetti ai lavori, ma questo in tutto ne abbiamo già parlato questa mattina ed è un tema molto caldo. Perché chiaramente le cantonate che si prendono e le batoste che si prendono con i dati che possono uscire fuori da questi modelli sono enormi. Un caso che ha rivoluzionato la ricerca in ambito farmaceutico, in ambito medico, è proprio quella di AlphaFold. Dietro AlphaFold c'è Google, DeepMind, hanno semplicemente si sono posti un problema. Nello studio di disfunzioni patologiche, eccetera, manca la conoscenza tridimensionale delle proteine all'interno della cellula. Perché? Perché non sono state risolte a raggi X e NMR, perché è difficilissimo isolarle dalle cellule e vederle in 3D al microscopio. Ok, siccome esiste un approccio proprio di similarità di sequenza aminoacidica, per cui se due proteine hanno una sequenza simile, folderanno, cioè si organizzeranno in 3D in maniera molto simile, loro hanno addestrato dei sistemi molto precisi in grado di predire la struttura tridimensionale di proteine e quindi mettendo a disposizione qualsiasi struttura tridimensionale di proteina. Quindi oggi non è più un problema il discorso legato al fatto che non si conosce la struttura, no, la struttura della proteina ormai c'è per tutto il proteoma umano. Quindi prima c'è stato il sequenziamento del genoma umano, il proteoma umano in termini di sequenze aminoacidiche, in termini di strutture tridimensionali, AlphaFold ha colmato questo gap. C'è un problema, che l'addestramento che ha fatto AlphaFold purtroppo è fatto su strutture sperimentali, ma abbiamo detto prima che le strutture sperimentali non sono tutte disponibili, quindi ci sono degli esempi in cui funziona in maniera eccellente senza nessun tipo di problema. Purtroppo qui si vede un po' sfocato, mi dispiace, ma ci sono dei casi, tanti casi, in cui delle regioni di proteina hanno un livello di confidenza veramente basso. E se io devo progettare un farmaco, vi ho fatto vedere prima, noi lavoriamo atomo contro atomo, in una regione della proteina in cui ho una risoluzione bassissima e non è praticamente affidabile quella regione, devo stare molto attento. Perché? Perché devo avere delle conoscenze, mi devo consultare con esperti proprio strutturali che mi dicono: guarda che il problema è questo, probabilmente devi correggere così, devi correggere qua, altrimenti faccio partire una campagna di drug discovery con questi modelli, vado avanti, spendo milioni di euro per poi arrivare alla preclinica e scoprire che ho fatto una gran cavolata. Quindi attenzione sempre ai dati che vengono prodotti da questi sistemi. Resta il fatto, come dicevo ieri a qualcuno di voi, che è un sistema che ha rivoluzionato assolutamente la ricerca, hanno fatto un lavoro eccellente, però bisogna sempre avere occhio. Un altro caso è TorchDrug. Questa piattaforma totalmente free vi dice pure che non serve neanche una conoscenza di dominio, cioè fa tutto, perché vi predice le proprietà, crea modelli, vi genera molecole nuove
e vi genera molecole nuove, vi dice anche la predizione di retrosintesi e di produzione della molecola. Cioè sostanzialmente tu diventi un automa, entri in laboratorio, segui la ricetta e non devi fare niente. Peccato però che le molecole che vengono prodotte da Torch Drug sono queste. Se voi date a un paziente una cosa del genere, credo che dopo 6 secondi, 7 secondi muore. Però se leggete lì c'è scritto non toxic, approved, quella molecola lì, quella specie di lisca di pesce con tutti i fluori e il bromo, neanche la potete mettere in compressa, neanche potete fare niente, neanche la potete fare in laboratorio, quindi è fantasia pura. Pertanto, nuovamente, l'invito è quello di avere degli esperti di dominio che possano poi guardare e correggere il tiro di questi strumenti. Mi avvicino alla fine, spero di non avervi annoiato eccessivamente. Pro e contro, sicuramente, come vedremo fra poco con qualcosa che ha sconvolto in primis me, ma tutto il mondo della ricerca, c'è stato un taglio drastico dei tempi e dei costi, perché abbiamo detto 15 anni, tot milioni di euro, ma abbiamo messo una cosa, in questi 15 anni ci lavorano tutte quelle persone che avete visto là e l'azienda le deve pagare, quindi comunque sono costi indefinibili. Per questo spesso si dice, ah, la casa farmaceutica ha fottuto il brevetto a quella fondazione e si è fatta... Ok, ma la fondazione ce li ha 20 milioni di euro per portare avanti la sperimentazione? No, quindi lo vende, guadagna qualcosa, va avanti e la casa farmaceutica poi produce quella molecola. Maggiore precisione nella progettazione di terapie? Assolutamente sì, questo è da riconoscere, ed è riconosciuto ovunque. Anticipano la previsione di effetti tossici, quindi io a priori, prima di fare qualsiasi tipo di azione, mi muovo con questi modelli che mi dicono, guarda, la tua molecola potenzialmente è tossica ed è tossica per il fegato, devi levargli un ossigeno in questa posizione perché altrimenti è tossica per il fegato. Perfetto. Riduzione drastica di uso di modelli animali. Impiego per terapie personalizzate, perché abbiamo detto prima, entrando proprio in dettaglio a livello atomico dentro le potenziali mutazioni che stanno alla base di alcune patologie, riusciamo a migliorare queste predizioni. Però è necessaria una profonda conoscenza di dominio medico-scientifico per queste applicazioni, altrimenti andiamo a misinterpretare completamente i risultati, come avete visto prima. E ci sono anche delle pubblicazioni fuori con delle cose inaccettabili, che prima o poi verranno ritirate. Ci auguriamo. Necessità di grandi moli di dati per l'addestramento e dati che non sono sempre disponibili, perché creare un dataset di attivi e inattivi è difficilissimo per un motivo molto semplice. Se ci pensate, i ricercatori secondo voi cosa pubblicano? Quello che è attivo o quello che è inattivo? Quello che è attivo. Ed è, scusate se uso questo termine, una stronzata colossale. Motivo per cui dico sempre, noi dovremmo pubblicare soprattutto quello che non funziona, perché dobbiamo dare alla comunità scientifica la possibilità di dire no, aspetta, questa cacca non la pesto perché l'hanno già pestata gli altri, e invece no. Quindi pubblicamente abbiamo un sacco di dati su molecole attive, pochissimi su molecole inattive. Quindi è difficile riuscire a reperire dei dataset, soprattutto nell'ambito del deep learning. Qualità dei dati che è non sempre adeguata, perché a volte trovate la stessa molecola che è una potenza bestiale, però poi un altro gruppo di ricerca dice che non funziona, un altro ancora dice che ha una funzione così, cos'ha, e quindi è veramente impossibile. Però si fa. Questo è quello a cui mi riferivo prima. Questo è veramente qualcosa che ha sconvolto tutti. Se vi ricordate bene, io vi ho detto che la sperimentazione, la scoperta di un farmaco dura circa 15 anni. Questa azienda che si chiama Insilico ha cominciato a progettare un farmaco per la fibrosi cistica, una patologia polmonare, nel 2021. Quell'articolo lì è di giugno 2023 e il farmaco è in fase 2 clinica. Cioè ci sono pazienti con fibrosi cistica che stanno rispondendo bene perché è già passato la prima fase e adesso sta entrando già in terza fase con una molecola progettata nel 2021. Quindi capite bene che siamo davanti proprio alla rivoluzione vera e propria. Però questo gruppo qui è un gruppo che contiene informatici, matematici, chimici, medici, di tutto e di più, perché è necessario proprio questo. Dopo questa, l'azienda ha prodotto un inibitore di una proteasi di SARS-CoV, che è anch'esso in trial clinici, e un inibitore di BRCA, che è per una mutazione particolare di un cancro al seno molto aggressivo.
Questa sulla mia esperienza è stata una delle cose più belle che io abbia mai fatto, perché vi dicevo prima, abbiamo partecipato, abbiamo visto tutti durante il Covid cosa è successo. Col gruppo di ricerca abbiamo avuto la fortuna di partecipare a questa challenge mondiale in cui a un certo punto i ricercatori si sono fermati e hanno detto ok, fermi tutti, basta chiudersi in laboratorio e fare le cose ognuno per sé, stabiliamo in piattaforma di mettere tutti tutto in compartecipazione perché dobbiamo fare qualcosa per questa cacchio di pandemia. E così è successo. Tutti questi team hanno lavorato insieme, abbiamo lavorato notte e giorno. C'era Giancarlo, a quel tempo era presente perché siamo stati colleghi per un periodo e ha visto lo sclero di quei periodi, ma perché dovevamo correre in 130 team, 500 persone che lavoravano. Il risultato è stato un grande risultato perché abbiamo avuto una pubblicazione molto importante con i gruppi che hanno contribuito a questo lavoro e la molecola sta adesso entrando nei trial clinici in fase 1, quindi comunque siamo ancora ben lontano da vederla utilizzata per i pazienti. Conclusioni dal mio punto di vista e sulla mia esperienza che possono essere sicuramente criticate. L'artificial intelligence è uno strumento sempre più potente ma va gestito correttamente perché, come avete visto, può generare delle cose immonde. Come strumento di collaborazione multidisciplinare, io ho accettato di venire qua ed ero e sono felice di essere qua perché vi dico sinceramente, qualora qualcuno volesse collaborare, noi cerchiamo expertise nell'ambito informatico perché chiaramente da chimici, biologi, farmacologi, quali siamo noi? Siamo abituati a vedere pazienti, patologie e queste cose qua, ma non progettare reti neurali. Le usiamo quando le progettate, le progettate voi e le progettano gli esperti. Quindi è assolutamente necessaria questa collaborazione e ce lo insegna proprio l'esempio che abbiamo visto prima. L'artificial intelligence qua forse sarà un po' provocatorio, non sarete d'accordo, però nella mia esperienza non è una minaccia per il lavoro. Non rimpiazza gli umani, semplicemente bisogna un attimo solo fermarsi ed eventualmente ampliare le proprie conoscenze. Io a un certo punto, da che stavo in laboratorio a fare solo sintesi, a che progettavo terapie sulla carta con le cartelle cliniche insieme ai farmacologi, che a un certo punto ho dovuto cominciare a fare programmazione minima, però R, Python, quello che serve. E comunque ho cambiato proprio tipo di lavoro, bellissimo. Ma questo quindi non deve essere una minaccia, anzi deve essere secondo me una cosa molto positiva come interpretazione. Come qualsiasi novità non va temuta ma conosciuta, quindi mai dire no, non mi interessa, no, mi fa paura. No, conosciamo il nemico, ma che nemico non è, e cerchiamo di approfondire queste conoscenze e gestirle nel migliore dei modi. Io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione e ringrazio nuovamente per avermi invitato a questa giornata. Trovate qui la mia mail qualora qualcuno fosse interessato o a domande di approfondimento o a collaborazione. Grazie mille. Allora, intanto veramente ringrazio Ugo per questa presentazione che credo sia, lo interpreto un pochettino il pensiero di tutti, veramente illuminante. Perché? Perché siamo informatici, ma prima ancora di essere informatici siamo umani e di conseguenza questo è un elemento, credo, di interesse proprio perché la salute di ciascuno diciamo, è qualcosa, è un bene che abbiamo a prescindere poi dal tipo di lavoro che facciamo. E queste suggestioni che ci ha dato, a mio avviso, sono da cogliere immediatamente. Io la colgo subito quella della collaborazione proprio al volo, ma oltre a questo ho già preso un appunto su questo tema. Ma su questo mi fa piacere in qualche modo sottolineare vari aspetti. L'elemento appunto così di contrapposizione con l'essere umano, l'intelligenza artificiale, eccetera. Cioè questo è già un primo intervento in cui viene detto in maniera chiara le cose cambiano e bisogna evolvere, non c'è bisogno di temerle. Io poco fa in qualche modo lo accennavo già quando dicevo fermare la tecnologia è qualcosa quasi di impossibile e forse non vale la pena farlo, ma qua lo vediamo che proprio non vale la pena farlo. E questo aspetto di non utilizzare o non rendere meno utile diciamo la sperimentazione sugli animali ha un vantaggio enorme, l'abbiamo capito, non solo sugli animali di per sé ma sul tempo, sulla possibilità di arrivare diciamo alle conclusioni eccetera. Un altro aspetto che sottolineo, che mi è piaciuto molto, è quello della multidisciplinarietà e ci sono tantissimi progetti ultimamente che nascono sotto questo tipo di paradigma, perché ci si è resi conto
non solo dalla pandemia, una cosa che in realtà viene anche da prima, ma diciamo man mano si capiscono le cose e man mano si vanno, diciamo, se ne fa esperienza. La multidisciplinarietà porta visioni differenti e contesti. Vi nominavo le collaborazioni con i giuristi, ma anche con i medici. È necessario che chi si occupa di informatica, diciamo, alimenti questi temi. Ce ne sono tanti altri, devo dire, che avevo preso come appunti, però l'ultimo, proprio per non togliere spazio poi a chi dovrà seguire, è quello della disponibilità dei dati. Cioè, questo elemento, io dicevo poco fa, sulla qualità. La qualità è già dei dati, è un elemento che viene dopo. Prima ancora ci deve essere la disponibilità. E il fatto che hanno, perché io non vado a utilizzare, almeno non fino ad ora, magari chissà nel futuro può essere che intratteniamo qualche collaborazione in merito, e dati, diciamo, di un certo tipo rispetto ad altri, perché se noi andiamo a filtrare, appunto come diceva, tutta una serie di dati che invece varrebbe la pena avere solo già per non incorrere in errori già precedentemente fatti, anche quello è. Ma questo concetto che della disponibilità dei dati è proprio uno dei paradigmi iniziali per chi si occupa anche di sicurezza, disponibilità, confidenziale, poi ci sono altre cose, ma la disponibilità è la prima cosa. Quindi grazie davvero, è un contributo che penso, insomma, sia stato apprezzato proprio da tutti in maniera... Grazie allora di nuovo per l'intervento.